Guarda che da seduti si possono fare tantissime cose, infatti i studenti stanno tutti seduti al banco, no? E si possono fare tantissime cose. Però comunque è lecito che voi pensiate che lei possa fare poco a scuola, perché è lecito, ve lo concedo. Ora vi mostro un attrezzo che usa Marta per scrivere. Magari può essere anche utile a qualcuno. Questa l'abbiamo creata noi sotto consiglio dei nostri terapisti. Allora, in pratica è una lavagna di legno con degli strappi, 1, 2 e 3, questo no, 1, 2 e 3 perché qui era troppo alto, per Marta non riusciva a prendere, ora vi faccio vedere cosa. Con gli strappi l'abbiamo creata io e mio marito, l'abbiamo fatta con il falegname ovviamente, abbiamo messo una staffa di ferro per far sì che si tenesse un po' basculata e qui Marta poggia le lettere che prende. Ora vi faccio vedere, l'ha messa in questo modo. Aspettate che allontano un po', altrimenti non si vede bene. Ok, così in questa scatola, guardate che scatola carina, la scatola di Lecca Lecca, abbiamo messo tutte le lettere, vedete, rosse e nere. Abbiamo distanziato, scusate, non vedete Marta, le vocali in rosso e le consonanti in nero, in modo che lei possa distinguerle. E creiamo le parole, insomma, oppure qualsiasi cosa. No, le mettiamo distanti. Ok, prendi la L e la E. Aspetta, eccola qua. E la L, la L, la L, scriviamo sole. Aspettate che la cerco. Eccoci qua, trovata la L. Ho scritto sole in modo disordinato. Adesso vediamo se Marta riesce a comporla. Vediamo, però metto le mani avanti perché per tutta l'estate non ha lavorato. Quindi ora vediamo se ricorda e riesce. Vediamo, aspettate che cambio inquadratura. Vai Marta, scrivi sole. Brava, posa la lettera qui. S, O. No, questa è la E a mamma. O qua, vedi? O qua è una vocale. Brava, prendila, bravissima, bravissima. Mettila qua, mettila qua. Prendila L, L. Bravissima, brava amore. Ora prendila E, prendila E. Bravissima amore. Posala qua dopo la L. Bravissima amore. Ed ecco che Marta ha scritto sole. Bravissima, amore mio. Ecco, allora Marta ha scritto sole ed è stata bravissima, brava, perché ha sbagliato una sola lettera. Bravissima. E niente, questa è la dimostrazione che Marta, insomma, è una bambina molto intelligente e lei ha imparato a scrivere con questo attrezzo. Con questo attrezzo che gli abbiamo creato noi, ripeto, sotto consiglio dei terapisti. E lo usa a scuola, lo usa moltissimo a scuola. Va bene? Spero che vi sia anche di aiuto come idea per i vostri figli. Va bene? Arrivederci. Marta, vuoi salutare? Vuoi salutare? Sì. E dice arrivederci. Sì. Arrivederci.